Se c'è qualcuno in linea, ciao a tutti. Scrivete qualcosa se avete domande da fare, qualunque cosa. Power connessa, LAN power connected, good, perfetto. Ok, allineiamo DLS. Impostiamo già l'altitudine di crociera, che sarà 330. E land altitude che è di 400. Ok, dietro carichiamo il carburante. Dobbiamo caricare 5.000 kg. Enter air. Yes, position, ok, andiamo qua. Position unit, siamo a ETDL. Il gate dovrebbe essere il C6. Un attimo, controlliamo. Questa close window, colleghiamola. La gateway. C'è un tempo da lupi a Düsseldorf, comunque il gate è C06. Vediamo se riesco ad aprire Sode, ma non lo so. No, intanto chiudiamo la porta perché Sode non si apre. Comunque il gate è il C06. Vediamo se me lo prende. C06. C06. Ok, me l'ha preso. Molto bene. Perfetto, l'IRS è attivato. Mettiamo il ticker intanto su TE only. E mettiamo uno squawk. Intanto mettiamo su VX Radar, root, allora DDL, TL, FPG, ok, carichiamo la rotta, DDL, FPG, exact, runway, noi partiamo dalla 05R, che è quella data in uso da... Active Sky, exact. Gli diamo intanto il departure, la seed, quindi 05R. Noi come seed abbiamo la mod 6Z, quindi la Mike Oscar, eccola qua, Mike Oscar Delta Romeo 6 Zulu, quindi eseguiamo, controlliamo che non ci siano discontinuità per adesso, non ce ne sono, perfetto, interf, ok, performance, allora 0 full weight, cost index su 30, riserve su 1. E voleremo a 330. La transition altitude di 5.000 piedi. 5.000.
except n è uno limit, andiamo al climb 1, visto che siamo in città. If flap, allora, centro di gravità, ok, flaps a 5 e abbiamo le V-speed. Ci impostiamo la V2 sulla velocità e armiamo anche l'autothrottle, quindi 143 di V2 e la prua della pista 05R che è 052. Ok, e questo possiamo chiuderlo. Perfetto, allora andiamo nell'overhead, cockpit, overhead lower panel, electric 1 e 2 accesi. Ok, intanto siamo riusciti a connettere la gateway e facciamo il catering service. Close window. Dicevo che la gateway è abbastanza grande, ecco. Allora, attiviamo adesso Atos, il GSX. Se ci attiva. GSX, ok. Richiediamo il catering service. È lo stesso. Facciamo Lufthansa. Perfetto. Ricordiamo che siamo connessi alla ground power. Qui mettiamo la quota di crociera che è di 330. Perfetto. Inseriamo lo squawk che sì, il QNH che adesso controllo su ActiveSky, QNH 1009. Perfetto. Attiviamo il Fly Directory, cockpit, lower panel, mettiamo, vabbè, la P bleed lo lasciamo su on, l'isolation valve su auto, e le cycle fan su auto, i pacchi su off, altrimenti non riusciamo ad accendere i motori dopo. Ok, i window heat on, probe heat on, window heat on, new damper on, perfetto, quindi andiamo a vedere dall'esterno, adesso dovrebbero arrivare i mezzi per catering service, eccoli là. Spettatori attuali, ciao, scrivete che cosa usi per il traffico. Intanto ciao Alfred Aviation, per il traffico al momento niente, avevo trovato su un sito un qualcosa, però ho letto dei commenti che non era tanto affidabile. Devo andare a vedere. Proverò a scaricarlo, a vedere se funziona, ma per il momento non uso niente.
andrò a vedere se funziona e ve lo dirò nella prossima live. Intanto apriamo le porte per il catering service, quindi doors, forward open e back open, sì, after open. Si vede bene l'audio, come si sente? È tutto a posto? Ok, intanto vediamo il catering. Qui c'è l'autobus per il boarding, ma ovviamente lo stiamo facendo con la gateway. Se volete sapere che scenario è, questo è lo scenario di Düsseldorf della Just Sim. Comunque l'ho scritto in descrizione. Sì, si sente bene, perfetto. Vi ricordo che sto volando per la compagnia virtuale di LH Virtual. Una buona compagnia, se volete andate a vedere. Intanto vediamo un attimo cosa che mi dice. Adesso, appena finisce il catering, poi facciamo il boarding e poi faremo il push. Un attimo che do un'occhiata sulle carte, verso che parte devo fare il push. Allora, noi siamo al gate C06, dobbiamo andare indietro con coda a destra e muso a sinistra. Perfetto. Ok. Alfred Aviation, se ti va condividi con i tuoi amici magari la diretta, se hai voglia. Tanto chiudiamo le porte del catering, doors, close. E richiediamo il boarding. Ok, il catering è terminato. E adesso faremo il boarding. Tre spettatori. Oltre a Alvarez, chi c'è in linea? Così almeno vi saluto. Catering service complete. Ok, adesso facciamo il boarding. Left entry forward, ok, perché avevo chiuso. Spero non mi dia problemi con cargo forward e cargo after, con la compagnia virtuale, perché per le porte aperte, ma insomma, speriamo di no. Ok, passeggeri stanno salendo. Ok, passeggeri sono saliti. Adesso caricheremo i bagagli. Ok, noi decolleremo dalla pista 05R, che è questa qua.
Poi c'è tanta pioggia, però non c'è granché vento, c'erano quattro nodi, variabile quattro nodi, quindi non dovrebbero esserci problemi. Quattro spettatori attuali, tre. Vabbè. Ciao a tutti, di nuovo. Non esitate a scrivere, magari a fare domande se avete bisogno, che sono qua apposta, ci attende più o meno un'ora e mezza di volo, quindi siamo qua. Adesso arrivano i bagagli per il boarding. Altrimenti. Non so se sono questi qua. Boh. Uno dovrebbe essere questo qua e l'altro sarà quello. Meglio che si muovano perché comunque adesso non riesco a vedere partecipanti, vabbè. Non riesco a vedere i partecipanti alla live. Perché boh, non sono pratico. Ok. Ah no, eccoli qua i bagagli. Sono in arrivo. Ditemi se è troppo alto il volume del simulatore oppure se è troppo basso. Ecco qua, iniziato. Il boarding dei bagagli. Poi ditemi se vi piacciono queste dirette, perché mi diverto molto a farle, siccome sono un appassionato del volo. Mi diverto a fare queste dirette adesso che riesco, che ho la possibilità con OBS di farle. Intanto chiudiamo la porta principale davanti. Ok. Sono già saliti a bordo i passeggeri. Ok, manca questo carrello qui da caricare. Perfetto, intanto avviamo la più. Generator start, prepariamoci a chiudere le porte, impostiamo
Impostiamo intanto il secondo FMC del copilota su prog. Ok. Possiamo intanto, penso, chiudere le cargo nel turno. Su di sì. Perfetto. E scolleghiamo la gateway. Perfetto. Close window. Bene, vediamo se l'APU è disponibile. APU generator 1 e APU generator 2 on. Ci sconnettiamo dalla ground power. Fast action, ground connection, ground power. Allora, rimuoviamo i copripitot. Ground power removed. White socks removed. Ok, FMC, lasciamo su take off. Perfetto. Ok. E ci prepariamo al push. Atom, causing the contact script engine to restart. Please download and install the last standalone mod. Want to long? No. Understand. Yes. Vediamo cosa fa. Hyper shake, perfetto. C'è stato un problema con GSX. Vediamo se funziona. Vediamo la finestra di sode. Se non funziona GSX dovremmo fare il push standard del PMTG. Request prepare for push back and departure. Lo facciamo da Lufthansa. Push for departure. Do you want to start engines for push back? No. Ok, allora attiviamo le anti-collision lights. Ok, e anche le logo. Ok. Adesso dirà locking gear. Perfetto. Pronti a rimuovere i freni di parcheggio. Però adesso ce l'ho più attivo, però se attivo senza polpa di carburante. Scusatemi, errore mio. Guardiamo il push dall'esterno. C'è un viavai di autobus che va neanche piano, tra l'altro. Speriamo mi metta dalla parte giusta, perché l'ultima volta che non mi ha chiesto la tail e il muso, da che parte metterli mi ha girato dalla parte sbagliata. Ma vabbè, quella volta era col 7.4 e quindi era abbastanza ingombrante col 7.4.7.
Vabbè, oggi col 737 anche se mi spinge un po' più indietro. E infatti ci spinge dalla parte sbagliata. Quindi stop here. Ci fermiamo qua. Che vi ricordo che noi dobbiamo andare là. Parking brakes. Guardiamo dall'alto la nostra pista di decollo è questa qua e noi dovremo andare allora di qua poi da questa parte giù di qua punto attesa entra in pista quindi facciamo questo giro qua. Ok, ci prepariamo ad avviare i motori. Avvio del motore 2. Controlliamo il valore di N2. Aspettiamo arrivi almeno al 25%. Aircraft. Andiamo ad avviare i motori da qua. Motore 2 si sta avviando. Cabina per poi avviare il motore 1. Questo mettiamo su continue. Motore 1. Un occhio su il valore di N2. Aspettiamo sempre che arrivi al 25%. Intanto impostiamo il trim a 4.67. Perfetto, avviamo motore 1. Siano stabili, perfetto, entrambi i motori stabili. Verifichiamo sul generatore 2, ok, quindi abbiamo i generatori dei motori, possiamo spegnere la PU, LPAC e RPAC su on, APU bleed off. Perfetto. Taxi light on. E siamo pronti al taxi. Intanto mettiamo ok gli autobrake su APU per il decollo. Mettiamo il flap a 5. Tentiamo superare i 20 nodi o 30, dipende dalla compagnia, penso. Di qua.
Atterreremo in penombra, penso, quindi sarà bello anche da vedere le luci dinamiche. Intanto questo qui dove purtroppo non siamo su IVAO perché devo ancora scaricare di nuovo l'IVAP, l'MTL, eccetera, quindi non abbiamo ovviamente la torre di controllo con il traffico, ma va bene. Che saremo il numero 2 al decollo. Quattro spettatori attuali, bene. Ciao. Penso che ci vada anche lui. Saremmo dovuti andare lì, ma non importa, riusciamo a decollare anche da lì. Spero loro non vadino a decollare dalla pista opposta, scusate un po' di parole, ma se lui è ancora lì noi facciamo a tempo de a decollare prima di lui. Siamo un po' avanti, quindi dovrei andare abbastanza potenza. Allora ci fermiamo qua, freni di parcheggio. Taxi lights off, landing lights on e luci stroboscopiche su stroben stidi. Perfetto, andiamo a rinnegarci la pista. Toga e decolliamo.
State. Abbiamo fatto per un pelo alla Juve. Ok, 400 piedi, antepositivo sollevamento carrello. Freni automatici su off, leva carrelle su off, ricordiamo 5.000 piedi alla transition altitude. Superata, flop 0, pensiamo di superare i 250 nodi, per sicurezza mettiamo su 245, così abbiamo un bel vento, l'importante è non superare i 250 nodi sotto ai 10.000 piedi. Molto nuvoloso, stiamo salendo anche abbastanza velocemente, stiamo salendo con un dato di 3.400 piedi al minuto, quindi ok, direi di arrivare verso lo speed da lui, molto vento, abbiamo 9 nodi da 3.07, niente di che. 10.000 piedi, luci di atterraggio off. Vediamo come ballano gli ali. Siamo 64 mm del top flying. Noi arriviamo sulla 27L, insediamo l'LS, poi faremo un atterraggio manuale e come star abbiamo la Delta India.
adesso mi sa che passeremo in un cantiere di un temporale a livello del top of climb. Togliamo questa discontinuità. Vado a dare un'occhiata sulle cartine per vedere per l'avvicinamento. Allora, arriviamo sulla 27L noi. Quindi ILS. Adesso voi non le vedrete le cartine perché ho impostato OBS in modo che registri solo la scheda di Prepar3D. Allora, possibile che non lo trovo. Position 05 23 23. Ma spiegatemi la roba. Giustamente sto guardando su ETTL. Ah, stavo guardando sulla cartina di ETTL. Giustamente non trovavo la pista giusta, quindi avevo detto 27L. Abbiamo l'intercettamento dell'ILS a 5.000 piedi. Perfetto. È una minimum decision altitude di 1040 piedi. Vediamo un po' di temporale davanti a noi. Specifiche, allora intanto ciao Riccardo Romano. Specifiche del PC. Allora, te lo dico subito, intanto ho fatto il PC nuovo che è meno di un mese, monta un i7-7700 su una scheda madre è una Asus Z270, adesso c'è il chipset Z270, adesso non mi ricordo precisamente il modello, dovrei guardare sulla scatola. Poi ho una scheda video, una Gigabyte 1060 da 6 giga, 8 giga di RAM DDR4 con un banco da 8, un SSD da 500 giga dove è installato P3D e il sistema operativo, un hard disk da 1 tera, e poi tutto compreso in un Cooler Master Box 5. Ciao Simone, tutto bene? Eh sì, mi diverto a simulare, dai. Ecco, le specifiche del PC erano queste, Riccardo. E per il volo uso una Thrustmaster OTA 6 come cloche manetta.
che intanto sembra si sia disperso un po' la precipitazione. C'è il temporale, si sta spostando verso sinistra. Notiamo delle precipitazioni al prossimo a est, in teoria anche qua, se non sbaglio. Tu Riccardo voli usi per parte di Facilitator qualcosa? Che siamo fortunati che non passiamo nel temporale. Questo qui non si sta spostando. I temporali sono più o meno da questa parte qua. Hai anche messo delle mod sul gioco? Sì, diciamo che, beh, se vuoi chiamarli mod, sono, allora, questo qua, spero che non sia un scatto, questo qua è un aereo, tra virgolette, professionale, se vogliamo chiamargli così, con, che gestisce, devi gestirlo facsimile alla realtà, è un... un prodotto a pagamento, c'è un'azienda apposta che li produce. Poi c'è l'app, sì, il programma per avere il meteo reale attuale con le nuvole fatte bene, che si chiama Active Sky, anche quella è a pagamento. E poi uso qualche scenario, qualche aeroporto a pagamento e qualcuno free. In questo caso ho usato Düsseldorf, da dove sono partito, e Parigi, dove arriveremo, che sono entrambi a pagamento. E poi uso anche, oltre al 737, che è questo qua, anche il 747, che è un altro aereo, non so se hai visto il video di ieri. Spettatori. Ok, intanto siamo arrivati in quota di crociera. Intanto siamo a 55 miglia dal top vision.
Impostiamo già l'altitudine per la discesa, che la impostiamo già a 5.000 piedi per l'intercettamento degli LS. Perfetto, nel momento in cui arriveremo al top of descent inizierà autonomamente la discesa. Adesso controllo il meteo su Parigi. Siamo schivati il temporale sul top of climb perché siamo stati fortunati che l'abbiamo superato proprio in altitudine. Su LFPG. Attorno a Parigi sto guardando sull'Arctic Sky. Ci sono molte precipitazioni proprio su tutta la zona, su tutta la nostra rotta. Ovviamente poi quando inizieremo la discesa le beccheremo più facilmente. Abbiamo traffico alla nostra sinistra. Dai ragazzi, scrivete qualcosa di coraggio. Siamo qua apposta per parlare. Questi qua sono tutti i traffici base dell'orbita lì. 84 spettatori attuali. Bene, vai. Vai che anche in 4 si può fare un po' di conversazione. Siamo più o meno 30.000 al tipo fuori. 34 miglia, noi arriveremo a LFPG Parigi con 2.800 kg di carburante, quindi anche se ci fosse bisogno di fare un go around non ci sarebbero problemi. Sapete dirmi, avete provato a mettere la live a 1080, si vede anche a 1080, 720 sono sicuro, 1080 non lo so, potete vedere, che vorrei essere sicuro che si riesca a vedere anche a 1080. Circa 20 miglia top descent, ok, allora impostiamo la configurazione per l'atterraggio, mettiamo 40, flap 40 a 133, la pista sarà a 265, gli LS
0.7 che lo mettiamo su standby della nav 1 1.0.7. Perfetto, poi lo attiveremo nel momento in cui arriviamo. Ok, intanto 13.000 il top of descent. Controllo un attimo il QNH di Parigi. QNH Parigi è 10.14. Transition altitude di 5.000 piedi. Sì, passiamo proprio in mezzo a un temporale. Bene, bene, dai. Tra qualche secondo inizieremo la discesa. Controlliamo che il diamantino adesso è sotto, significa che siamo in ritardo nella discesa. Dobbiamo assicurarci che sia o centrale oppure anche un po' sopra, ma che non sia proprio in fondo in fondo. Controlliamo un po' la velocità. Adesso tra 27 minuti dovremmo essere a 2.40. Possiamo gestirci al momento con il vertical speed. Stiamo attraversando proprio l'errore.
A Parigi tra circa 20 minuti. Il prossimo punto lo dovremmo essere. Non ho visto un lampo. Una luce in coffer. Stiamo attraversando le nuvole. Adesso al prossimo punto rotta metteremo un po' di pioggia, non so.
uscita dalla shop, mi sono beccato la pioggia. Vento di sicuro di 49 laterali, ma sono un po' a velocità. Qualche minuto dovremmo averlo passato a questo punto di precipitazione, che tra l'altro non abbiamo beccato neanche la pioggia, ma proprio... Allora, configuriamo l'autobrake a 2 per l'atterraggio. Poi senza bisogno possiamo anche stare in un'altra carica. Adesso se riusciamo a stabilizzarci un attimo sui 249 adesso possiamo vedere un attimo dato.
darei un attacco di frutta per stabilizzare un po' la velocità, tanto attiviamo anche la frequenza per gli LS. Abbiamo una reference di 1,33, quindi adesso possiamo anche mettere a 1,0 la velocità. Ok, abbiamo superato la nuvola. Adesso il vento si è abbassato un po'. L'arrivo è previsto tra circa una decina di minuti, più o meno. Adesso tra 5 miglia faremo la virata per allinearci alla pista. Andremo per lock di cui subentra l'approach per poi staccare e scendere in manuale. Ok, vediamo il diamantino intanto degli LS. Adesso teniamo su. Sì, sulla girobussola. Adesso 3 miglia e faremo la virata. Ricontrollo un attimo. Ok. Ricontrollato il QNX. Il vento è aumentato di nuovo. Un po' di aeroplano. Bastano.
chiamiamo il Borlock. Siamo a 15 miglia dalla pista, quindi il carrello. Vediamo che non siamo perfettamente allineati la pista. Autopilota disinserito. Autotrasto inserita. Pista. Sono un po' troppo alte, bisogna sempre controllare il diamantino che sia al centro. Veloce.
950 piedi d'altitudine. Sta atterrando sulla 27 right, se c'è un papi anche là. Ok, pronti a disattivare l'autotrust. Siamo atterrati abbastanza bene, direi, spero. Adesso usciamo di qua. Di 7. Attenzione a non fermarsi in pista, perché adesso trovo su Steady, tanto ho controllato un attimo il parcheggio sul quale mettermi.
su 10, giusto? Non sbaglio, abbiamo messo V10. Rispetto alla torre, proprio davanti alla il terminal V10. Dove diamine è? Il B, tiriamo sui 4. Il V8 è quello.
Scendi dritti qua. Niente armiglia. Quindi attacchiamo la ground power. Scusate un po' per il taxi, però non capivo dov'è. Ground connection, ground power, mettiamo i zox, ground power, return, rettiamo la ground power, spegniamo i motori. Motore 2 off, motore 1 off. Perfetto. Quindi pompa del carburante tutte off. Taxi off, tutte le luci mettiamo off, ok, elettricità off, window heat off, probe heat off, pacchi off, bene. Ok, batteria off, standby power off, bene, ok, possiamo fare anche, adesso non, tanto terminiamo, finish, e ho inviato il file per la compagnia aerea. Ho sbagliato, just let me there, ok, perfetto, devo parcheggiarmi proprio di traverso così, va bene, cosa dice lui? Ctrl J, non si connette con Ctrl J. Bene, adesso controlliamo un attimo se si può fare il deboarding. Aeroporti di Parigi. Adesso connettiamo la gateway. Dove cavolo sta andando? Ok, chiudiamo, apriamo la porta del carro. Adesso cargo forward, cargo after, e adesso non fate caso se, oh no, la gateway è messa anche abbastanza bene, si entra un po' nell'aereo ma è normale. Apriamo la porta principale, perfetto. Su questa immagine del deboarding io vi saluto e grazie di essere rimasti collegati con me, di avermi fatto un po' di compagnia.
ci vediamo alla prossima live. Quindi adesso termino. Ci vediamo alla prossima live, che probabilmente sarà, forse se riesco, domani, e sarà il volo di ritorno, quindi da Parigi a Düsseldorf. Bene, grazie a tutti e alla prossima.